Antonio Giarola, la mostra nazionale del cavallo di Città di Castello, questo connubio tra Verona e Città di Castello per un animale fantastico come il cavallo. Sì, noi seguiamo con molto interesse Città di Castello perché questa mostra del cavallo ha una storia per noi molto importante. Quindi ci piace essere presenti, ci piace notare come quest'anno ad esempio ci sia una bella energia, ci sia una situazione generale di rinnovamento, l'abbiamo percepita tutti, penso che l'abbiano percepita anche gli espositori. Per cui noi siamo qui, ci siamo sempre stati e poi in particolare quest'anno vi è una sinergia anche dal punto di vista di spettacoli, perché una delle tappe del talent show Talenti a Cavalli, voluto fortemente in tutta Italia da Fiera Cavalli, è qui a Città di Castello. Quindi nel caso mio io sono qui come presidente di giuria di questo talent, la cui finalissima sarà poi a Fiera Cavalli. Mi dicono che lei è anche direttore artistico del Gran Galà, me lo vuol dire lei? Sì, poi come il mio ruolo, oltre che direttore artistico di Fiera Cavalli, ho la regia del Gala d'Oro di Verona, quest'anno si chiama Vision, considerato uno dei più grandi spettacoli d'Europa, e questo grazie ai mezzi che può profondere Fiera Cavalli. Io sono nient'altro che onorato ad essere un semplice direttore che si occupa di spettacoli. Abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo dei grandi risultati e in questo senso io sono felice. Verona, Città di Castello, come vengono collocate nell'appeal del pubblico queste due importanti manifestazioni in Europa e nel mondo? Ma la domanda è abbastanza difficile. Sicuramente Città di Castello è una realtà nazionale importante. Verona, devo dire, ha una storia incredibile e quindi è collocata a livello, direi, internazionale. Io, per il ruolo che copro, frequento tutte le manifestazioni più importanti. Devo dire, nel caso nostro, Fiera Cavalli ha una storia così grande che è conosciuta a livello mondiale. Però devo dire che Città di Castello sul nazionale si batte benissimo, ormai è diventata una delle poche realtà veramente importanti e questo ed è il motivo per cui siamo qui. Mostra del cavallo, crisi economica, sembra che si riesca a superare, anche perché l'amante del cavallo, ci dicono, sia qualcuno che può spendere. È sempre vero, è sempre così? No, non è così. Se fosse così, cioè è una falsa convinzione, perché in realtà il cavallo, e lo dimostra soprattutto Talenti a Cavalli, dove abbiamo artisti che recuperano animali magari dal macello per fare poi delle cose, in realtà il cavallo può essere mantenuto anche da persone semplicissime, solo che invece di avere altri hobby amano il cavallo. Poi accanto a questo il cavallo, dico sempre, può essere declinato in mille modi, così come ci sono mille gusti, mille passioni, così col cavallo si può andare dallo sport estremo al divertimento, al cavallo in libertà, a tutto. Il cavallo è come l'uomo, a 360 gradi ci permette di farci divertire e poi aggiungo soprattutto di farci sognare. Direttore, un'ultima domanda: se dovesse scartare in anticipo un regalo di Natale per la Fiera di Verona, che cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Oh mamma mia, beh, se parliamo di Fiera Cavalli, un solo regalo, io sinceramente non sarei in grado rispondere a questa domanda. Perché? Perché come regista del gala ogni anno e a volte avanti di 2 anni cerco sempre il meglio e quindi ogni anno tengo e riesco a avere artisti che magari ho prenotato o ho inseguito in tutto il mondo per anni, per cui non mi va di fare il nome di qualcuno perché ogni anno comunque ho delle grandi sorprese nel cassetto e nel gala di Verona. Nico Bellone è il direttore artistico del Gran Galà della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. A me piace definirti istrione. Gentilissimo. Mi piace questa definizione. No, cerco solo di mettere a profitto quella che è l'esperienza, la professionalità nel lavorare con grandi professionisti a Fiera Cavalli Verona, qui a Città di Castello. Ovviamente io sono legato a questa fiera, a questa Mostra Nazionale del Cavallo. Sono nato professionalmente qui a Città di Castello e girando un po' in tutta l'Italia e in Europa adesso cerco di convogliare
creare quelle energie positive che si raccolgono con gli spettacoli e queste, di portarle qui a Città di Castello. Night of the Stars, dall'idea, anzi dal continuo dell'idea, lo scorso anno con il professor Angelo Capecci e quest'anno invece con il neo presidente Fausto Bizzirri, è un po' il continuo, il cercare di portare delle eccellenze assolute che fanno arte equestre, che fanno cultura equestre legata al cavallo e alla promozione del cavallo qui alla mostra nazionale. È sicuramente un bel impegno, però ho visto la risposta della prima serata, quella di ieri sera del venerdì, il galà è un po' posso dirlo, riuscito sotto l'aspetto di promozione di questo meraviglioso territorio. Cerchiamo sempre di lavorarci, quest'anno ci sono tante novità, ci sono tanti altri artisti a livello internazionale che hanno accolto l'invito e lo devo dire anche qualche volta proprio per amicizia, per profonda e spero reciproca stima, a partecipare qui a Città di Castello. È bello vedere la risposta del pubblico che forse ha carpito quello che è il sapore di Night of the Stars, cercare di dare quel qualcosa di eccezionale che solo qui a Città di Castello si può trovare. Riesci ad alzare ogni anno l'asticella? Intanto è uscito un cavallo, un cavallo libero. Lo recupereremo, speriamo. questo è il bello della diretta, Michele. Dicevo, riesci ad alzare ogni anno l'asticella. Ci sono persone che vengono di anno in anno e apprezzano sempre più il vostro lavoro. Come fate ad essere così uniti e coesi? Beh, l'unione e la coesione nascono, dicevo prima, c'è tanta stima. Incontro gli artisti che poi insieme quest'anno con Fausto Bizzirri, il presidente, e il suo staff, lo scorso anno con il professor Angelo Capecci, abbiamo portato qui a Città di Castello, forse hanno raccolto il mio messaggio, venire a Città di Castello e far veramente rinascere quella che era un tempo una grande mostra nazionale. Beh, Verona ci guarda davvero dall'alto. Io quando vado su a Verona mi sento un po' nel Gotha, essendo partito proprio qui da Città di Castello. Ovviamente non ho la presunzione di dire che raggiungeremo Verona, però ho la voglia di dire qui da Città di Castello che voglio far crescere la cultura equestre in Italia, anche da Città di Castello. Bartolo Messina, rispetto all'anno scorso ti vedo molto più rilassato, ritrovi il tuo Charlie, ritrovi l'affetto della mostra nazionale del cavallo di Città di Castello, tutto bene? Sì, in effetti l'anno scorso questa disavventura ci ha un po' tagliato le gambe, nel senso che abbiamo fatto i 3 giorni canonici di Gran Galà senza Charlie, con l'entusiasmo sotto ai tacchi. Invece quest'anno c'è una carica positiva molto molto forte e diciamo che i ricordi brutti sono surclassati da quelli positivi, dovuti dal fatto che la gente comunque ci ha dato segnali importanti, l'affetto non c'è mancato e devo dire che gli abitanti di Città di Castello mi hanno mandato tanti messaggi in privato scrivendomi proprio di non avere così dei pregiudizi, ma io assolutamente rispondo dicendo che io un problema del genere avrei potuto averlo in qualsiasi altra fiera del mondo. A Città di Castello ci vengo da tanto tempo, con mio papà da quando ero bambino, e ho sempre ricordi bellissimi della fiera in sé. Farla da, tra virgolette, da protagonista quest'anno con Charlie, con i miei cavalli, ieri sera dopo la prima serata abbiamo avuto veramente emozioni forti. Per quello che mi riguarda e per i miei ragazzi abbiamo fatto lo spettacolo al meglio, con Charlie che l'anno scorso invece mancava ed è tutto un altro sapore. Bartolo, parlavi di un'area nuova, di voglia di fare ancora di più. Ti sei spiegato il motivo? Città di Castello ha deciso di cambiare presidente dopo tanti anni, c'è un impulso, c'è una voglia di tornare ai vecchi fasti. Ma io ho avuto il piacere, sono sincero, non sono frasi fatte, proprio perché diciamo dopo l'anno scorso Fausto Bizzirri, il nuovo presidente, si è avvicinato a me in maniera
così, molto, molto semplice. Umanamente io ho apprezzato il gesto, è stata una persona che ha abbracciato il progetto Città di Castello, secondo me ripartendo un po' umilmente dalle basi di quello che è un lavoro che andava un attimino rivisto, perché Città di Castello dopo Fieracavalli, dopo Verona, comunque è stata ed è sempre la seconda fiera più importante d'Italia. Per certi versi, vuoi per il periodo, vuoi per altre cose, si fanno delle attività comunque importantissime. Lui, secondo me, quest'anno è riuscito, posso essere sincero, in mezzo a mille difficoltà, portare avanti un progetto nuovo che comunque già da ieri ad oggi ha fatto vedere i risultati, quelli veri. Non è piaggeria, ma devo dire, come persona mi ha stupito il suo carattere, la sua voglia di fare, e devo dire che mi è stato molto vicino, e questa è una cosa che io ho molto apprezzato. Questa settimana Città di Castello, e dopo dove ti troveremo? La settimana prossima saremo giù per l'ultima tappa di Talenti e Cavalli alla fiera al Salone Equestre di San Gennaro Vesuviano, e poi l'ultimo appuntamento, questo sarà l'ultimo appuntamento, poi andremo a Forlì dal 12 al 14 di ottobre per la prima fiera del cavallo e del cane a Forlì, e poi a fine ottobre il grande passo, si farà questa esperienza internazionale in quel di Appassionata, lo spettacolo con i cavalli più importanti al mondo, e per 8 mesi vivremo questa nuova avventura. Fausto Bizzirri, presidente della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. Prima di intervistare lei ho intervistato il direttore artistico della Mostra Nazionale di Verona, che le fa i complimenti per l'organizzazione, e questo non è poco. Grazie, questo mi fa molto piacere, sono sincero, veramente sono contento, perché diciamo che quest'anno abbiamo voluto fare il bilancio della manifestazione e credo che veramente ci siamo riusciti. Usiamo un termine molto legato alla mostra: è stata una lunga cavalcata, vissuta intensamente, tanta passione ma anche tanta, tanta fatica. Assolutamente, una lunga cavalcata, in particolar modo per me che non mi sono mai occupato di cavalli, quindi questo penso che è la cosa più importante, e quindi sicuramente ho dovuto faticare molto di più, però sono sincero, grazie all'aiuto di uno staff oramai consolidato negli anni, e in particolar modo poi io ci ho messo del mio logicamente su quello che riguarda in particolar modo l'organizzazione di eventi. Si dice che Fausto Bizzirri abbia pescato a piene mani da tutta l'esperienza di eventi passati per portare la Mostra del Cavallo, non diciamo subito ai fasti di un tempo, però per iniziare un percorso che va in quella direzione, Presidente. Certamente, questa è la mia esperienza trentennale nel settore di organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni un po' in tutto il mondo, sicuramente mi aiuta molto nell'organizzazione di una manifestazione fieristica. Eventi di questo genere molto dispendiosi si scontrano purtroppo, non ci dimentichiamo mai di ricordarlo, con la grave crisi economica che sta attraversando l'intera Europa. Come fare per riuscire a mantenere, e come fare per riuscire ad iniziare un percorso nuovo? Ma noi abbiamo iniziato un percorso nuovo, questo è il primo anno. Quindi sono certo che sicuramente siamo stati anche molto attenti per quanto riguarda le famiglie, sappiamo le difficoltà che ci sono, quindi tutti i bambini fino a 12 anni gratuitamente, l'ingresso è gratuito, credo che abbiamo dato una grossa, assolutamente un bel segnale, questo senz'altro. Infatti si sono rivisti qui alla mostra tante famiglie con tanti bambini. E lo possiamo dire, il cavallo ben si sposa con i bambini. Assolutamente, i bambini amano i cavalli, e amano i cavalli tantissimo e vengono molto volentieri a vederli e sono entusiasti. E poi avviciniamo tutti i bambini appunto al cavallo, che nel prossimo futuro diventeranno tutti cavalieri. Chiudiamo con quello che farete, perché già da lunedì inizierete a lavorare all'edizione del 2015, perché una mostra di questo livello va programmata per tempo. Forte di questa esperienza, avete già capito dove intervenire?
Ma sicuramente alcune cose sì, però senz'altro dalla prossima settimana potremo vedere gli errori eventuali che abbiamo fatto, qualcuno sicuramente l'abbiamo fatto, e poter migliorare per fare una prossima edizione, la 49esima, senz'altro migliore e addirittura penso più grande. Allora un grande in bocca al lupo e un buon lavoro per un anno, quello del 49esimo, di prosperità. Tante grazie. Grazie a lei, Presidente. A poi, gli dicevo.